Buongiorno, bentornati a una nuova edizione di TG Chrome Raffineria Tamoli. Iniziata questa mattina la dismissione degli impianti, le operazioni proseguiranno fino a dicembre 2019. Vediamo. Oggi è il giorno della raffineria Tamoil, il giorno della reale dismissione degli impianti. L'intervento che sarà eseguito dalla ditta Armorfer, incaricata da Tamoil, è iniziato questa mattina e interesserà al momento l'area 5, la zona più estesa delle 12 individuate. L'intervento in questa fase riguarda unicamente la demolizione degli impianti di piccoli fabbricati presenti sopra il piano Campania, ormai dimessi e bonificati dai residui di processo, senza nessuna interferenza con il suolo. Gli operai si stanno concentrando su 70.000 metri quadrati, dove sono presenti circa 25-30.000 tonnellate tra metalli, camini, pompe e reattori. Tutto sarà ridotto in pezzi e sarà recuperato. Trascorsi 8 anni dall'annuncio della chiusura della raffineria decisa dalla stessa Tamoil nel 2010, dopo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2014 che ne autorizzava l'attività di dismissione, si compie oggi un passo importante che dovrà essere terminato entro dicembre 2019. Oggi giornata fondamentale per la polizia stradale, l'obiettivo è quello di un'intera giornata senza vittime sulla strada. Oggi è una giornata importantissima per la sicurezza stradale a livello europeo, infatti l'obiettivo è di quelli ambiziosi, un intero giorno da concludere con zero vittime sulle strade. L'iniziativa a cui hanno aderito tutte le polizie stradali europee si inserisce all'interno della campagna di sicurezza stradale EDWARD a European Day Without a Road Death, promossa dal network europeo delle polizie stradali TISPOL. Anche la polizia stradale di Cremona dunque effettuerà servizi straordinari di controllo in tutta la provincia. Uno sguardo particolare sarà puntato sulle criticità maggiori della guida, come l'uso dei cellulari, l'utilizzo delle cuffie per i ciclisti, l'eccessiva velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori e del seggiolino per i bambini. Controlli straordinari che si affiancheranno a quelli ordinari sulla guida in stato di ebbrezza che gli agenti della polizia stradale esercitano sempre nelle serate dei fine settimana. Buona giornata senza incidenti, speriamo a tutti. A Cremona, boom di distributori automatici, cremonesi preferiscono il caffè della macchinetta. Vediamo il servizio di Mauro Faverzani. Fare economia significa anche piccole rinunce, e tra queste pare che i cremonesi includano anche il caffè al bar, sostituendolo con quello dei distributori automatici, molto più economico e anche molto più pratico, non costringendo neppure ad uscire dall'ufficio. Lo rivelano i dati che indicano nel giro di un anno, tra il 2017 e il 2018, un aumento di ben il 5,3% nel numero di macchinette presso imprese, scuole e uffici, 40 in tutto. È stato l'incremento maggiore in Lombardia dopo quello di Bergamo, più 5,5%, e Sondrio più 11,1%, peraltro in un mercato che a livello regionale registra anche una lieve flessione, meno 2,1%, in controtendenza col dato nazionale, che invece registra un aumento del 2%. Del resto, a sdoganare il caffè è stata di recente la stessa autorevole Fondazione Umberto Veronesi. Gli studi compiuti rivelano come, se non si va oltre il limite di 5 tazzine di caffè al giorno, diversi sono i benefici per l'organismo. Difendere l'aterosclerosi, fattore di rischio per infarto e ictus cerebrale, riduce il rischio di depressione, specie sulle donne over 60, favorendo la concentrazione, l'attenzione e la prontezza di riflessi, riduce il rischio di diabete e di Alzheimer. Insomma, buona tazzina a tutti, o bicchierino, se a distributore. Le notizie dall'Italia: una detenuta del carcere romano di Rebibbia ha gettato i due figli dalla tromba delle scale del nido dell'istituto penitenziario, dove sono ospitati piccoli fino a 3 anni. Uno è morto, l'altro è in condizioni particolarmente critiche. La donna ha 30 anni ed è di nazionalità tedesca. Il Ministero della Giustizia ha aperto un'inchiesta interna sulla vicenda accaduta. Costretta a lasciare la scuola e a tornare in Pakistan con l'inganno perché il padre non voleva più che studiasse, ma che sposasse un uomo scelto dalla famiglia. Privata dei documenti, una 23enne pakistana si è rivolta con una lettera alla sua vecchia scuola in provincia di Monza per chiedere aiuto. Del caso, la prefettura di Monza ha interessato l'Interpol, mentre il Ministero degli Esteri, sta seguendo da vicino la vicenda.
Le notizie dal mondo: il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno firmato a Pyongyang un primo accordo per ridurre le tensioni. La cerimonia, trasmessa in diretta TV, si è tenuta alla Peak Wawon State Guest House di Pyongyang, luogo dei colloqui bilaterali. I contenuti non sono stati ancora resi noti, ma i media di Seoul hanno menzionato misure e iniziative per scongiurare scontri militari accidentali. La diocesi di Brooklyn ha pagato a 4 giovani vittime di abusi da parte di un insegnante di religione 27 milioni e mezzo di dollari. Il risarcimento è uno dei più ingenti nella storia dello scandalo degli abusi della Chiesa Cattolica Americana. Le notizie dal mondo dello sport: Milano Cortina, questa è la proposta che oggi il CONI porterà a Losanna, dove il CIO attende una bozza definitiva in vista della sessione di Buenos Aires che a ottobre ufficializzerà le candidature per le Olimpiadi invernali del 2026. Saltata l'ipotesi a tre con Torino perché è mancata una giusta condivisione, spiega il sottosegretario Giorgetti, però Malagò apre di nuovo, Torino può ripensarci. Pallavolo maschile, Pokerissimo azzurro dopo Giappone, Belgio, Argentina, Repubblica Dominicana. L'Italia di Gian Lorenzo Blengini batte anche la Slovenia per 3-1 e conclude il girone della Pool A al primo posto, punteggio pieno. Da venerdì l'Italia sarà impegnata a Milano per la seconda fase della Coppa del Mondo. Nel proprio girone affronterà l'Olanda, la Finlandia e la Russia. Questa per noi era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Crom torna domani sempre alle 13. Buon proseguimento di giornata a tutti.